Ok, siamo in diretta sulla WISP nazionale. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vivi Città 2017, un grande applauso da Orvieto, siamo in diretta. Vai. Questo momento di grande importanza per la WISP di Orvieto, ma anche per la WISP nazionale. Oggi facciamo un momento di solidarietà importante per i bambini della Siria, quindi grazie a tutti voi per essere qui, a tanti bambini che sono presenti, quindi a nome della WISP di Orvieto regionale e nazionale vi auguro una grande e bellissima giornata di solidarietà. Grazie e passo la parola all'assessore e vice sindaco di Orvieto, Cristina Croce, grazie. Grazie di nuovo alla WISP, a nome dell'amministrazione comunale della città di Orvieto, la WISP che da sempre unisce allo sport appunto i principi della solidarietà, dell'amicizia, dell'inclusione sociale. È una splendida giornata di sole, un buon divertimento a tutti e grazie di nuovo. Grazie. Siamo pronti per partire? 3, 2, 1, via! Vivi Città Orvieto 2017, 34esima edizione! Della manifestazione turistica su strada Appia Run 2017 che si articola su due gare, una non competitiva di 4 km con la diretta di 13. Ma fa l'intervento? Vai. Allora siamo pronti, siamo già partiti, adesso tutte le persone andranno su questo anello bellissimo che è l'anello della Rupe di Orvieto che scende e costeggia tutta la città e quindi adesso li seguirò e li indirizzerò sulle varie vie della città. Grazie. Ok. Adesso ci spostiamo all'arrivo della passeggiata. Fate un saluto, siamo ancora sulla WISP nazionale. Ciao! Ecco lo staff. Ciao! Fede, saluta. Ciao! Questi come si chiudono? Allora ripartiamo da Livorno e ripasso la parola a Daniele Bartolozzi, presidente della Terra Etrusco-Labroniche. Come dicevamo, un ringraziamento, un saluto a tutta Italia per questa giornata fantastica, a tutti coloro che l'hanno resa fattibile, a tutti i partecipanti, alla nostra città che ha messo il record di partecipanti per quest'anno, più di 700 atleti a nastri di partenza. Voglio ringraziare tutti coloro che l'hanno resa fattibile, da volontari, dal gruppo WISP, dal nostro team running che ha dato il massimo per la realizzazione. Che altro dire? Ringraziamento anche al Comune e alla Polizia Municipale, ai soccorritori dell'SWS, a tutte le persone che hanno dato modo di poter partecipare e rendere fattibile questa giornata importante. Grazie a tutti voi. Ciao, ora facciamo un giro nel campo scuola di Livorno dove vediamo presenti tutti gli atleti, tutti una parte di atleti che hanno partecipato. Andiamo verso i ragazzi che vi abbiamo fatto vedere prima, bellissimi, il gruppo, questo gruppo qua,
di ragazzi disabili, tutti là con i palloncini. È stata una bellissima giornata, come ha detto già Daniele, il presidente della WISP, aperta con una bellissima giornata di sole. La nostra manifestazione quest'anno ha avuto anche un bellissimo passaggio dalla fortezza di Livorno, dove abbiamo visto il mare e il lungomare. Come vedete, tutte le persone che ci hanno aiutato e ci hanno dato una mano a far sì che questa bellissima manifestazione si sia svolta. Passiamo avanti, andiamo avanti e vediamo sempre il nostro campo di gara, sempre qualcuno che sta arrivando. Vi ricordiamo che noi abbiamo iniziato, a differenza di tutta Italia, stamani mattina siamo partiti, che è una splendida giornata, che è una bellissima giornata all'insegna dello sport, della beneficenza. Andiamo un pochino in giro e andiamo un pochino nel vivo della manifestazione. Anche un gruppo di cantanti bellissimo che stanno accogliendo gli ultimi che stanno arrivando. Non ultimi, ma bravissimi. Vi lasciamo un po' di musica. Cosa dire? Anche senza parlare possiamo vedere la bellissima manifestazione che si sta svolgendo a Livorno. Grande vivi città, grande WISP. Ci siamo quasi, stiamo arrivando in un angolo speciale che è quello della beneficenza. Eccoci qua con tutti i partecipanti, o perlomeno una parte dei partecipanti, a vivi città, bambini, persone anziane, hanno partecipato tutte, gran parte di Livorno era qua stamani mattina. Grazie alla WISP. Io adesso vi faccio un saluto e saluto tutta Italia. Ciao, ciao, a presto con queste immagini. Vai. Buongiorno a tutti, siamo in diretta da Catanzaro, questa fantastica location per la 36esima edizione di Vivi Città, una manifestazione bellissima per questa città. Siamo qui al porto di Catanzaro Lido, come vedete i partecipanti stanno per arrivare, alcuni della competitiva e della non competitiva, e insieme a noi abbiamo i dirigenti della WISP insieme al presidente e all'assessore. Ci avviciniamo a loro così ci raccontano un po' di che cos'è Vivi Città per noi e di che cos'è Vivi Città per tutti, insomma, ecco. Parla il presidente, un attimino, scusate che abbiamo sbagliato. Felice Izzi, ecco. Salve. Allora, grazie, benvenuti a tutti in maniera virtuale. Qui c'è gente che sta correndo già da un po', dovranno fare gli agonisti 12 chilometri in questa meravigliosa location del neo inaugurato porto di Catanzaro Lido, e poi avremo anche la non competitiva, tante famiglie, giovani, bambini, anziani che gareggiano, che corrono e passeggiano sui 3 chilometri. Vivi Città è una manifestazione che è arrivata alla 34esima edizione, dà un valore anche sociale, simbolico, infatti quest'anno il tema è quello dei bambini rifugiati. Un euro dell'iscrizione in tutte le città in cui si corre in questo momento andrà infatti ai bambini siriani nei campi profughi del Libano, per poter allestire dei campi, anche solo per comprare pallone, attrezzature sportive, e permettere a questi bambini che stanno passando purtroppo sulla propria pelle di tutti i colori di poter almeno praticare un po' di sport. E poi è una manifestazione a impatto ambientale zero, questo è importante dirlo, abbiamo dato a tutti i nostri partecipanti delle sacche biodegradabili e anche dei bicchieri biodegradabili invece delle
le bottiglie di plastica, così non inquiniamo, abbiamo anche la differenziata. Insomma, una giornata meravigliosa anche alla luce di questo bel sole, è una giornata appunto nell'ambiente, e speriamo, adesso aspettiamo che arrivino i vincitori. Perfetto, do anche la parola all'assessore che è qui, che dell'amministrazione. Abbiamo questo bellissimo porto, assessore, è stata appena compiuta l'opera dell'amministrazione. Cosa ci vuole dire di questa bellissima manifestazione? Beh, intanto buongiorno a tutti, una giornata di sport meravigliosa nel porto di Catanzaro. Credo che come amministrazione comunale era doveroso farci trovare pronti a quella che è una manifestazione sportiva che non solo va in nazionale, ma che la WISP organizza magistralmente. Quindi un grazie alla WISP, a tutto lo staff, un grazie a tutti coloro i quali hanno collaborato per questo evento. Una giornata di sport di aggregazione, ma non solo, diceva chi mi ha preceduto poco fa, una giornate di sport che lancia dei messaggi sociali importanti. E come si può non notare questo meraviglioso porto e non solo, questo splendido mare, quindi un messaggio ambientalista e poi un messaggio sociale. Quindi credo che attraverso Vivicittà la città di Catanzaro ancora una volta possa dirsi presente sul nazionale per quello che è ovviamente non solo il messaggio, come dicevo, sportivo to cure, ma anche il messaggio solidale. Grazie alla WISP, a tutto questo popolo meraviglioso, e soprattutto grazie a chi ogni giorno fa sport. Lo sport leva i ragazzi dalla strada, dà una ragione in più, una molla in più ai nostri giovani in questo momento molto difficile, e soprattutto, e quindi leva dalle devianze, sottrae i nostri giovani dai social network, da Facebook, dai videogiochi. Quindi buona giornata sportiva a tutti quanti. Grazie assessore, grazie, complimenti per questa bellissima iniziativa, e do l'ultima parola al dirigente sportivo, dirigente della WISP, Riccardo Elia. Prego. Sì, buongiorno a tutti, siamo qui a celebrare questa 34esima edizione di Vivicittà. Ritorno ancora una volta qui nel quartiere Lido di Catanzaro, in questo scenario veramente bello. Oggi la giornata c'è stata favorevolissima, per cui ci stiamo un po' abbronzando, ma il tutto avverrà con gioia, con partecipazione, perché sono tanti i partecipanti che abbiamo visto oggi partire qui dalla postazione di Catanzaro. Io volevo solo ricordare che noi prima della partenza abbiamo fatto un minuto di raccoglimento per ricordare due persone importantissime per la WISP di Catanzaro, due soci fondatori che ci hanno lasciato purtroppo nei mesi passati, Nazareno Galli e Domenico Penniti. Quindi per noi di Vivicittà Catanzaro oggi è nel loro segno, perché sono stati loro che hanno avviato la WISP e ci hanno dato la via da perseguire, da proseguire per poter fare attività nella nostra realtà sportiva. Grazie davvero a tutti. Noi rimaniamo qui, abbiamo questa meravigliosa location, vi saluto, do la linea a Venezia ad Alessandro La Torre, un bacio a tutti, buona giornata. Eccoci qua, benvenuti da Venezia, l'edizione veneziana di Vivicittà 2017, la 34esima edizione nazionale. Stiamo nel frattempo, noi siamo partiti un po' prima, alle ore 9.30, quindi adesso stanno già arrivando, i primi sono già passati sotto il traguardo, e noi vi facciamo vedere il contesto in cui è partita ed è arrivata la nostra corsa, la corsa di Venezia e Mestre, e parliamo, visto che è l'edizione del record questa, l'edizione del record, con il presidente del Comitato Territoriale di Venezia, Silvana Dini. Ciao Silvana! Ciao a tutti! Allora, un saluto da Venezia. Noi siamo qui al Forte Marghera, praticamente è considerata la terza piazza mestrina, dopo Piazza Ferretto, il Parco San Giuliano e appunto il Forte. Il Forte, come dice il nome, è un'antica struttura militare che era posta a difesa della città lagunare, che da poco è stata restituita alla cittadinanza, quindi è un'area verde molto vissuta e molto apprezzata dalla popolazione. Abbiamo scelto felicemente di svolgere questa edizione del Vivicittà qui al Forte Marghera, e il tempo e le adesioni ci hanno dato ragione, perché abbiamo raccolto circa 840 iscrizioni. Adesso non ricordo esattamente perché stanno ancora arrivando, parimenti distribuite quasi tra la competitiva e la non competitiva. Andiamo Silvana, facciamo vedere a tutti quanti l'ingresso, la partenza e l'ingresso di questo posto. Silvana, 840 persone podistiche hanno partecipato, anche grazie all'impegno
credo ambientale che il vostro comitato territoriale, il comitato territoriale di Venezia ha profuso in questa edizione. Sì, sì, abbiamo infatti avuto anche la collaborazione del Servizio Forestale della Regione Veneto Area Est, che ci ha fornito 70 piante autoctone da piantumare per rinvigorire alcune aree verdi del forte. Questo è stato fatto anche grazie, diciamo, ad un calcolo così che ci siamo divertiti a fare sul consumo di ossigeno fatto dalla popolazione e che è stata stimolata a raggiungere il forte o a piedi o in bicicletta. E poi c'era anche il discorso del consumo dell'acqua, abbiamo collaborato con Veritas per la raccolta dell'acqua. Esatto, per la raccolta differenziata e quindi diciamo che abbiamo bevuto e allestito il nostro ristoro con l'acqua del sindaco, diciamo, qui non so se con l'acqua di fonte e non utilizzato materiali di plastica abbiamo usato tutto materiale riciclabile per allestire il ristoro. Senza dimenticare che comunque abbiamo sempre avuto il nostro impegno solidale, ancora una volta con Avapo. Sì, esatto. Gli amici dell'Avapo e anche Amnesty International sono presenti. L'Avapo è stata presente nell'organizzazione, Amnesty con dei banchi di allestimento e sempre per quanto riguarda il discorso dei diritti, della solidarietà e dell'ambiente, ecco, che rimangono ancora i nostri elementi caratteristici. Poi non dimentichiamoci che qui a Venezia, lo dico per tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento in diretta, contemporaneamente in una località molto vicina si sta disputando una marcia competitiva importante. Molto importante dal nome stesso, la Maratonina dei Doggi. Esatto, e per noi ottenere 840 persone è già un grandissimo successo. È stato veramente grandissimo successo. Non so se vi avete potuto vedere, comunque lo connotiamo con Silvana, l'ingresso del forte, sì, che era un vecchio forte, come diceva, che faceva parte poi di una corona. Ha finito? Sì. Ciao a tutti, sono Martina, mi occupo di Pugiati Territori in Libano e oggi ci troviamo a Beirut, dove vi presenteremo brevemente il progetto che Terre des Hommes sta portando avanti con WISP grazie al contributo della raccolta fondi di Pugiati. Innanzitutto il Libano accoglie più di 1 milione di rifugiati siriani e Terre des Hommes è presente nel paese dei cedri dal 2006 e ha espanso poi il suo intervento a partire dal 2012 anche nella regione della Bekaa, che è la regione che accoglie il più alto numero di rifugiati siriani, e nel 2012, appunto un anno dopo lo scoppio della guerra in Siria. Al momento siamo operativi in 3 aree, nella Bekaa, nel Mount Lebanon e nel sud del Libano. In Bekaa e in Mount Lebanon portiamo avanti progetti per il supporto e il sostegno psicosociale dei bambini e dei loro tutori e parallelamente a ciò lavoriamo anche con la comunità locale cercando di sensibilizzare per quanto possibile ai temi della protezione dell'infanzia e dei diritti dei bambini. Al sud del Libano invece lavoriamo prevalentemente nei campi palestinesi in progetti di educazione formale e non, come ad esempio nel campo di Ain el Helwa e Rashidiyeh. Per quanto riguarda WISP porta avanti da molti anni progetti che utilizzano lo sport come strumento di resilienza in tutto il mondo, in Medio Oriente e anche in Libano, per cui è nata questa collaborazione con Terre des Hommes con lo scopo proprio di migliorare la qualità dei servizi psicosociali soprattutto per i bambini. Grazie all'edizione passata di Vivi Città è stato possibile realizzare un campetto sportivo nel villaggio di Jdeid El Fekr, che si trova nel nord della Bekaa. La missione WISP, che è avvenuta nel dicembre scorso, è durata 2 giorni, i primi 2 giorni sono stati interamente dedicati ad una formazione che ha coinvolto parte del nostro staff e 5 membri degli scout di Jdeid, che sono un gruppo attivo nella comunità. E questo è stato possibile grazie ai 2 educatori della WISP di Sassari, Manolo e Loredana, che saluto e ringrazio per la splendida formazione, che aveva come scopo quello di condividere strumenti necessari per utilizzare l'attività motoria sportiva come mezzo di integrazione nei processi educativi secondo la metodologia WISP. Dopo i 2 giorni di formazione è stato poi possibile anche inaugurare il campetto sportivo alla comunità con una serie poi di attività che sono state organizzate dal nostro staff e grazie appunto ai 2 operatori WISP.
Per quanto riguarda la nuova edizione di Vivicittà, che è Vivicittà 2017, Terzesom ha pensato di condurre un nuovo progetto simile a quello passato, questa volta nel paese di Kasser, che è un paese che si trova nell'estrema Bekaa settentrionale al confine con la Siria, pochi chilometri di distanza dal paese di Kusai, Siria appunto. E, perché a Kasser? Perché a Kasser non esiste, diciamo, una vita sociale, non esistono scuole, non esistono luoghi di ritrovo, punti di ritrovo per i giovani. E, nei paesi limitrofi c'è un'altissima concentrazione di rifugiati siriani, considerando soprattutto la posizione geografica di Kasser, al confine appunto con la Siria, e che viene visto quindi come luogo di passaggio tra i due paesi. Così, dopo diversi incontri tra Terzesom, il team di Terzesom e la municipalità di Kasser, si è pensato di costruire da zero su uno dei tantissimi e vastissimi territori presenti a Kasser un campetto sportivo ideale per rispondere alle esigenze e alla voglia di svago dei più giovani e soprattutto degli abitanti di Kasser e dei bambini anche che partecipano alle nostre attività. Tutto questo sarà quindi possibile grazie alla raccolta fondi di Vivicittà 2017. Progetto che peraltro prevede anche questa volta l'organizzazione di un training, questa volta in musica e danza terapia, che coinvolgerà sia parte del nostro staff, quindi dello staff di Terzesom, che parte di alcuni membri di associazioni e organizzazioni locali. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e un saluto da Bevo. Ciao! Guardalo lui! Grazie Pippo! Andiamo. 34esima Half Marathon Firenze Vivicittà. 5.000 partecipanti al via in questa splendida domenica di sole. Ci troviamo in piazza Santa Croce, luogo d'arrivo delle corse che oggi vedono impegnate oltre 3.000 runner sulla distanza della mezza maratona di 21 km. Mille tra per la non competitiva di 8 km e walking 5 km con la ex campionessa mondiale di marcia Emilia Lamelli, qualche centinaia di partecipanti. Da segnalare la particolarità della corsa denominata mezza per uno, che coinvolge coppie di concorrenti che si dividono la fatica e il divertimento percorrendo ciascuno mezza distanza dei 21 km previsti. Si corre per dire stop al bullismo con la vignetta realizzata da Sergio Staino e stampata sulle maglie tecniche e le t-shirt inserite all'interno dei pacchi gara. Mentre assistiamo all'arrivo dei partecipanti alla mezza maratona Vivicittà Firenze, da circa mezz'ora hanno tagliato il traguardo i primi classificati ed è il record di tempi per questa 34esima edizione. Primo classificato tra gli uomini, Ngeno Daniel Kipkirui, con un tempo di 1:02:29. Prima classificata tra le donne, Pauline Epan, 1:12:31. Tutti e due atleti keniani, e segnaliamo che la prima donna fa parte del gruppo Run Together. I nomi appunto ci portano subito all'aspetto internazionale dell'evento, e in questa edizione sono rappresentati tutti e cinque i continenti. Ci sono iscritti da quasi 50 nazioni, con una presenza consistente da Spagna, Francia e Stati Uniti. Cinque donne giapponesi che partecipano al walking, alla 5 km, fanno parte della delegazione organizzatrice di Vivicittà Giappone, che quest'anno si correrà per la prima volta a Tokyo. Ma si diceva appunto che Half Marathon Firenze Vivicittà è anche sinonimo di solidarietà con gli atleti keniani che fanno parte del team Run Together e si impegnano a devolvere parte degli ingaggi e dei premi vinti alla comunità dove hanno il campo di allenamento nella città di Kyambogo. Continuano gli arrivi alla 34esima Half Marathon Firenze Vivicittà in piazza Santa Croce.
Se non vuole venire qua da me agli arrivi? Io sono vittima, se mi facessero passare, sono vittima, sono il traguardo. Vieni dal piano del piano di Fischer, così ti fai un po' di compagnia. Corrono la mezza maratona anche tre rifugiati politici che fanno parte del progetto Un Passo Avanti, frutto dell'accordo tra USP Firenze. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema partecipativo attraverso la creazione di un gruppo di runners migranti, rifugiati e cittadini del territorio. Sempre parlando di solidarietà, non ultima è la corsa dedicata ai più piccoli, la Tomasino Run, che questa mattina ha visto la partecipazione di bambine e bambine insieme alle famiglie. La corsa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Tomasino Bacciotti, che si occupa dello studio, la cura, l'assistenza e l'informazione sui tumori cerebrali infantili. Continuano gli arrivi della mezza maratona in questa splendida città, oggi baciata dal sole. Vi salutiamo da Firenze con una piccola curiosità. Tra gli atleti oggi alla mezza maratona c'è un atleta del 1937. Questo è un segnale che la corsa è davvero per tutti. Grazie, Daria Manente, da Firenze. Eccoci in diretta, bentrovati da Palermo, ecco, venite pure. Eccoci, siamo in diretta da Palermo, sta per concludersi in mezzo a tanta gente, veramente tantissimi, sta per concludersi insomma la gara, perché ho già visto passare, hanno fatto due giri veramente velocissimi, tantissimi iscritti, veramente per la ludicomotoria oltre 3.000 iscritti, addirittura sono iscritti anche persone insomma senza i pacchi gara, insomma, perché abbiamo voluto dare spazio a tutti, la WISP ha voluto dare spazio a tutti, veramente una grandissima manifestazione, grandi dirette radio televisive da Palermo, questa è proprio Viale della Libertà, in questo momento stanno passando proprio gli atleti, ecco, volevamo farvi vedere insomma quello che si respira insomma come aria qui, è stato bellissimo anche la parte iniziale e quindi davvero una testimonianza importante, ecco, siamo proprio davanti l'arrivo e la partenza, insomma, ecco, per dirla tutta, cerchiamo di stare al centro perché chiaramente abbiamo audio avanti, audio dietro, c'è lo speaker della gara, c'è Radio TV Azzurra che chiaramente trasmette il segnale, siamo qui anche per questo, insomma, questo è quello che si vive come atmosfera qui a Palermo. Dovrebbe esserci proprio il responsabile, ecco, della zona Palermo, ecco il presidente, salutiamo la polizia municipale di Palermo che si sta insomma adoperando per questa gara. Ecco, siamo in diretta nazionale e siamo in diretta nazionale con il presidente della WISP di Palermo. Allora, di nuovo sei riconfermato. Siamo in diretta della WISP nazionale. Insomma, ciao a tutti, ciao ragazzi, da WISP Palermo, Salvo Ferrante. Quest'anno si è aggiudicato di nuovo il primo posto Yuri Floriani. Ha battuto il record di Antibo, siamo felici che abbiamo anche persone anziane che corrono, abbiamo dell'annata 1933, stanno completando la gara, niente, siamo felicissimi. Quindi abbiamo in tempo reale saputo che il vincitore di questa 34esima edizione di Vivi Città è Yuri Floriani. Secondo chi è arrivato? Abbiamo già i nomi, abbiamo una sorta di scaletta, di classifica. Adesso cercheremo di carpirlo insomma in tempo reale. Comunque, cos'è la sesta volta? Cos'è la quinta o la sesta volta che vince? Sesta volta, insomma, è velocissimo. Abbiamo visto che ha fatto dei giri velocissimi. Sì, una gazzella. Davvero, davvero complimenti. Allora, vediamo se riusciamo. Ce l'abbiamo là, no? Ce l'abbiamo là. Eccolo qui, il vincitore. Complimentissimo, sesta volta. No, lui è secondo.
Ah, pensavo fosse lui vincitore. Vabbè, vincitore l'abbiamo. Però era tra quelli che erano tra i primi. Che posizione siamo arrivati quest'anno? Terzo, insomma, meglio di niente, insomma, devo dire. E eravate lì. Sì, sì, la gara è stata abbastanza forte. Sono resistito fino all'ultimo chilometro, però alla volata non sono uscito. Però io avevo visto passare per primo nel primo giro, ecco perché mi sono confuso. Sì, 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 sono nel primo posto nell'ultimo 2 chilometri, però all'ultimo chilometro mi sono staccato. Anche perché di 12 km, ma come fate ad andare così veloci in così poco tempo? Quanto allenamento, ragazzi? Allenamento ogni giorno. Sempre, tutti i giorni si corre. Sì, sì, tutti i giorni si corre già da 20 anni. Bene. Almeno per me sono già 38 anni. Complimenti, quindi. Complimenti davvero. Grazie, grazie. Allora, secondo, il terzo ce l'abbiamo, abbiamo anche il secondo, il tuo nome? Osama Zoglami. Complimenti anche a te, non è facile, eravate tutti attaccati, avevo visto passare prima lui, poi forse nell'ultimo chilometro avete accelerato un po' voi. Sì, sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme, poi giustamente nel finale chi più ne ha più dà. Quindi abbiamo dato tutto, poi nel finale lui se n'è andato perché ne aveva di più di me, però sono contentissimo della mia prestazione. Siete velocissimi, ragazzi, davvero complimenti. Anche tu ti alleni tutti i giorni? Sì, 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 sì. Giornalmente una cosa corre, sì, quanto sì, tempo al giorno? No, io faccio atletica a livello agonistico, corro sempre 2 volte al giorno, poi dipende anche una volta. Una vita di corsa, insomma, questi ragazzi. Bene, grazie, complimenti. Non so se riusciamo a beccare il primo. Yuri, ce l'abbiamo qui, il vincitore, è scappato perché sicuramente starà abbracciando e baciando tutti quanti dalla cosetta. Se ce la facciamo, abbiamo pochi secondi ancora di diretta, se ce la facciamo sarebbe fantastico. Va bene, ci stacchiamo allora a questo punto, diamo linea ad altre postazioni in Italia. Grazie a tutti, la parte è stata Ibi, da Palermo è tutto, a dopo, ciao.